andata a bere durante una cerimonia scolastica, ma non è più tornata. Quando i suoi genitori hanno notato che non tornava, l'incubo è entrato per sempre nelle loro vite. Qualche minuto dopo, hanno scoperto il peggio. Il corpo della piccola Beatrice era coperto di sangue e polvere. Il suo corpicino aveva ricevuto 42 ferite da arma da taglio, che l'hanno portata a perdere la vita. L'assassino si era scatenato e nessuno ne capiva i motivi. C'era solo molto dolore e dubbi. L'arma letale era ancora dentro il suo addome. 41 minuti di ricerche intense avrebbero portato ad un piccolo armadietto, dove venivano messi gli articoli sportivi della scuola dove la piccola Beatrice è stata vista per l'ultima volta. Io perdi le mie forze, mio Dio. O che sta acontecendo? O che sta acontecendo? La scuola, dall'essere la sede della festa dei neodiplomati, è diventata la scena del crimine di un episodio del quale non si capiva niente. I sospetti erano tutti funzionari della scuola. Ma una serie di immagini avrebbero messo nel mirino uno sconosciuto con una maglietta verde che aveva deambulato nei paraggi e che nessuno conosceva. Nonostante ciò, ci hanno messo 6 anni a scoprire chi fosse il colpevole. Attenzione Brasil, perché la giustizia tarda, ma non falha. Vem comigo, meu querido amigo Dario, perché finalmente o caso da menina Beatriz encontrada morta em 2015 teve um desfecho. Qual é o desfecho, Marcão? O vagabundo que assassinou a garotinha de 7 anos com mais de 42 facadas foi identificado e acabou confessando o crime brutal. In totale sono stati confrontati 125 campioni di DNA per arrivare a quello che coincide con il coltello che ha strappato l'allegria e la vita alla piccola Beatrice. Il caso ha scosso profondamente il Brasile, data la crudeltà dell'accaduto, e ha segnato per sempre il paese. L'assassino? Un uomo senza fissa dimora, la quale fedina penale era già sporca per altri delitti. Marcelo da Silva, que já tem 40 anos de idade e já estava detido por outros delitos, confessou que ele mesmo esfaqueou essa criança, a menina Beatriz, que a gente mostra nessas imagens, a última vez em que ela foi vista, na verdade, com vida nesta escola em Petrolina, Pernambuco. Nonostante l'assassino abbia confessato, la famiglia di Beatrice non riesce ancora a sentirsi completamente tranquilla, perché nessuno ha ancora capito quali sono stati i motivi che hanno spinto il colpevole a compiere questo crimine orrendo. Secondo la confessione di Marcelo Silva, la bambina l'aveva visto arrivare a scuola con un coltello e, per evitare una possibile accusa, ha deciso di mettere fine alla sua vita in modo brutale. Ma perché attaccare 42 volte una bambina che non poteva fare nessun tipo di danno? Mia vita parò. In tutti i sensi. In tutti i sensi io non consigo dare un passo. L'orribile crimine commesso da Marcelo da Silva non ha solo strappato la vita a Beatrice, ma ha anche distrutto quella dei suoi genitori, Sandro Romilton e Lucina Mota, che hanno dovuto aspettare 6 lunghi anni per poter sapere la verità. Un periodo di tempo durante il quale hanno protestato, hanno contattato le autorità e hanno fatto tutto il possibile per riuscire ad ottenere giustizia per la scomparsa della loro piccola bimba. Todo dia eu acordo. Quando eu vou dormir, eu disse, meu Deus, que isso tenha sido um pesadelo, que amanhã ao acordar minha vida tenha voltado ao normal, que Beatriz esteja aqui do nosso lado.